Ragazzi, allora, buonasera a tutti, siccome siamo in ballo dobbiamo ballare, nel senso che siccome partirà comunque ripartirà il campionato e la Coppa Italia e il campionato, torniamo a parlare di calcio, anche se sapete le mie idee, quello che vogliamo, però comunque una volta che riparte il tutto ne prendo atto e parlo di calcio, perché questo è un canale calcistico e non di altro. Comunque, allora, parliamo un attimo, anzi, ripartiamo da Juventus-Inter. Una formazione che ci era piaciuta, un modo di giocare che ci era piaciuto, soprattutto dopo il gol di Ramsey, cioè, ci era piaciuto un po' tutto l'atteggiamento e quant'altro. Non ci era piaciuto l'atteggiamento a Lione, la formazione di Lione. Io rimango dell'idea che molte formazioni di quest'anno Sarri sia stato obbligato a metterle in campo dalla società. Perché? Perché doveva fare certe plusvalenze, doveva non svalorizzare certi giocatori, come poteva essere un Matuidi ad esempio, come poteva essere un Pjanic, come lo stesso Khedira, prima che insomma avesse quel problema lì, e tanti altri giocatori, no? Anche Bernardeschi, lo stesso Bernardeschi, molti si domandavano, io in primis, perché lo metti in campo? Lo metti in campo, è un cadavere che cammina, sbaglia tutto, da trequartista non può rendere, da esterno dovrebbe rendere di più, ma faceva cagare comunque. Molti giustificavano la scelta, ma Bernardeschi come trequartista mette equilibrio, solite stronzate da provincialotti del cazzo. Quindi. Ma la domanda principale è questa, no? Da che formazione si ripartirà? Dalla Coppa Italia al campionato, poi all'eventuale Champions League. Quale sarà la formazione che metterà in campo Sarri? Allora, io sono dell'idea che non metterà la formazione che vorrà lui. Tornerà al pre-Juventus-Inter, però con qualche modifica. Cioè, facciamo un po' un recap, no? Allora, 4-3-3, Szczęsny in porta. Questo poco ma sicuro. Poi, in difesa metteremo, volevo dire, metterà Quadrado, che non è ha fatto tanti errori, ma sicuramente anche lì molti dicono abbiamo la rosa lunga, il cazzo, cioè fino a 3-4 anni fa era vero, adesso non l'abbiamo più lunga perché le riserve non danno più garanzie rispetto a quelle di prima. Molte sono anche infortunate, cioè sono soggette a infortuni, sono avanti con l'età, quindi non danno più la garanzia che davano le riserve di ad esempio dell'epoca di Pereira, no? Di questi giocatori qua. E mi piacevano molto. Quindi con Evra, terzino sinistro, come riserva di Alexandro, tanto per dirne uno, adesso abbiamo De Sciglio, cioè, tanto per dirvi, no? Lichtsteiner, riserva di Dani Alves, e adesso abbiamo Danilo, cioè capite bene che le situazioni sono cambiate. Ecco. Quindi non so se Lichtsteiner c'era ancora con Dani Alves, mi sembra di sì. Vabbè, a parte questo, comunque nel caso c'era anche di Cuadrado. Quindi, invece adesso c'è Cuadrado titolare e Danilo come riserva. Sicuramente abbiamo perso, no? Comunque, terzino destro, Cuadrado. Poi in difesa sicuramente Bonucci, De Ligt, perché comunque Chiellini tornando all'infortunio è in là con l'età, Demiral ovviamente è fuori. E poi a sinistra Alexandro. In centrocampo. Il centrocampo è una bella incognita. Perché? Per me metterà Ramsey. Ramsey, tra l'altro, da quello che si vocifera, sta facendo da qualche mese dei lavori personalizzati per ridurre la percentuale infortuni. Speriamo vada bene. Quindi io metterei Ramsey, non Khedira, anche se comunque, perché da Khedira comunque non possiamo monetizzare chissà quanto, quindi io spero e penso che almeno Ramsey sarà una scelta di Sarri. Come mediano davanti alla difesa, ecco. Bentancur contro l'Inter ha fatto una partita della Madonna. Un partitone. Uno dei migliori in campo. Come dico da praticamente da ottobre, novembre, dicevo, Bentancur deve stare davanti alla difesa. Pjanic bisogna levarlo, perché dopo il primo mese e mezzo Pjanic è tornato quello che ricordavamo. Quindi sicuramente bisogna fare questo. Ok. Però per me, per il motivo che vi dicevo prima, di non svalorizzare la rosa o comunque i giocatori, Sarri sarà costretto a mettere Pjanic davanti alla difesa, con Bentancur che fa la panchina, tornerà a fare la panchina, e Matuidi titolare per lo stesso motivo, perché tra l'altro abbiamo Rabiot come riserva, quindi, però anche
per quel motivo, per appunto non svalorizzarlo troppo e magari poi spero metterlo in uno scambio con Awar. Poi in attacco non penso Costa, perché Costa non dà garanzie, anche se Sarri per me è innamorato più di Costa che di Dybala. Dybala non è un trequartista, non è un esterno, Dybala potrebbe fare solo la seconda punta. Ha fatto una grande stagione, un'ottima stagione, non chissà quanto, ok, però sicuramente meglio rispetto agli anni passati. Ok. Dybala, Higuain e Ronaldo. Questa per me sarà la formazione titolare. Da inizio, quando si ritornerà insomma a fare la stagione, ecco, questo è il quanto. Ditemi la vostra, cosa ne pensate. Ovviamente non è la formazione che metterei io, perché io metterei non so, Szczęsny, Cuadrado, Bonucci o De Ligt, Bonucci, Alexandro, Ramsey, Bentancur, uno tra Matuidi e Rabiot, ok, faccio un esempio, con Costa, Higuain e Ronaldo. Però Costa sappiamo benissimo che è soggetto a infortuni, quindi si cercherà di tenerlo per poi cederlo e non perdere troppo, perché se si fa male in questi 2 mesi poi praticamente ti va via zero se lo vuoi cedere, capite? Quindi si cercherà comunque di centellinarlo e farlo giocare, farlo essere decisivo negli ultimi 20 minuti per comunque tenere alto il prezzo. Questo è quanto. Ditemi la vostra, ci vediamo al prossimo video, sempre comunque fino alla fine. Forza Juventus.